Ciao a tutti, guerrieri e guerriere Sailor, io sono Ferdinando e sono un gran fan di Sailor Moon. Benvenuti in questo nuovo video. Voi lo dovrete vedere, secondo me, è uscito il 4, 5, 6, 7, 8, 9, l'11, il 12 aprile, penso, metà aprile comunque. Dopo 2 anni il tema del video è il vlog. Perché ho scoperto che da quando mia madre è andata in pensione sono 2 anni che non faccio vlog. Voi direte, ma ora li puoi fare? In questo momento sono stato impegnato a chattare con altre persone su vari gruppi. Dalle 2:30 mia madre è andata fuori Firenze con una sua amica e allora ho detto, un po' tardi, ora sono le 6, sperando che non... Allora, io sto aspettando il caffè, dovrei lavare i piatti, qui c'è stata una novità che poi praticamente mio fratello e mia madre compleanno gli ha regalato il nuovo microonde, quello vecchio si era rotto, ma ve li faccio vedere, però, non li porto su YouTube perché farò vedere solo le sorprese. Allora, mi sono stato regalato, scusatemi, l'uovo di Pasqua di Batman e quello di Minnie gigante. Mia madre si è lamentata un po' perché costava 20 euro quello di Minnie. Ero indeciso se io avevo le possibilità economiche. Prendevo tutte e tre, cioè anche Super Mario, perché a me erano quelli interessanti, erano Batman, trovare il Batsegnale, mia sorella ce l'ha la lampada, il Batsegnale io no, poi si illumina quella della Kinder, poi anche quello Batman, ovviamente, le mini non ho particolarità. Perché le Minnie a me mi vanno bene tutte e tre, diciamo. Sono tre Minnie di tipi diversi. Io l'anno scorso avevo preso il Gran Sorpresa Maxi e c'era Topolini Minnie, stranamente. Poi farò anche questo. Vi farò un video confronto tra le sorprese della Kinder della Pasqua 2021, Minnie e Topolino, e della Minnie gigante della Pasqua 2022, mentre... Non so se il caffè è qui, come si dice, mentre Batman, vedremo un po' di, non so se riceverò un secondo uovo di Pasqua di Batman da parte. L'anno scorso mia sorella si presentò a casa qui e mi portò l'uovo di Pasqua della Justice League dove mi uscì la macchina di Flash. Farò anche un video confronto se dovessi non ricevere un altro uovo di Pasqua della Batman della Kinder, la sorpresa che mi uscirà in quello che vi ho fatto vedere con quella di l'anno scorso che è la macchinina di Flash. C'ho tutto il cartonato, c'ho tutto il volantino. Le cose delle app, quelle ragazzi, poi vi porterò questi video ovviamente. Io sto facendo il caffè perché è tardi, mi sono dimenticato anche di fare questo caffè. L'ho detto alla napoletana, caffè. Allora, che vi posso dire più? Dovrei anche uscire. Chiedo scusa perché la barba non l'ho fatta. Qui dentro fa freddo rispetto alla vecchia casa, più freddo perché qui oggi era 15 le temperature, ma fuori si sta bene. L'allergia al polline è iniziata. E Siri è venuta domenica? No, è venuta venerdì. Venerdì è venuta. Mia sorella è andata a cena fuori e l'ha lasciata a me e a mia madre, Siria. E ora come si dice? Ve lo sto dicendo ovviamente, Siria, perché voi vi state chiedendo, quelli che mi seguono dal 2016, Siria dov'è? Siria non abita più con me,
abita con mia sorella da 2 o 3 anni, quindi anzi 2 anni che siamo in questa casa. A marzo, a fine marzo abbiamo fatto 2 o 3 anni o 2 anni e mezzo, 3, non mi ricordo. No, 2 anni, 2 anni. Nel 2023 saranno 3 anni. E ogni tanto si riavviene. Ovviamente Siria ha dei problemi non gravi, diciamo così, però non riesce più a correre. Ovviamente gli anni da quando voi l'avete conosciuta nella vecchia casa, sento la sua mancanza, quello sì, perché in questo di solito quando mia sorella abitava qui con me, Siria mi faceva compagnia e abbaiava quando sentiva dei piccoli rumori. Abbaia, lo fa, abbaia anche qui. E il caffè sta uscendo? Sento la mancanza, non l'ho detto mai, ma ovviamente per tanti anni che uno ci convive, ovviamente si affeziona, giustamente. Sono stato un po', niente di grave, ma sono stato anche un po' in pensiero per Siria e quindi è andato, speriamo che va tutto bene. Per il resto, il lavoro, come ho detto, non si riesce a trovare. Il comune di Firenze continua a dirmi, a propormi tirocini e non si riesce a trovare neanche al centro impiego, quindi figuratevi che bella sensazione è quella. Allora, io erano 2 anni che non facevo più vlog e quindi scusate, e quindi non sapevo, ho portato altre cose. Arrivo subito perché devo chiudere il caffè. Allora, tazza. Eccomi qui, sono ritornato. Prendo il mio caffè, ultimo caffè della giornata perché io le faccio 2 volte, le prendo, scusatemi, non mi vedete. E zucchero di canna, ovviamente. Ve l'avevo detto l'altra volta quando abbiamo aperto la Lucky Bag di Sailor Moon. Chiedo scusa. A inizio marzo, aio, mi sono andato a morsare. A inizio marzo sono andato con mia sorella a vedere il nuovo film di Batman con Robert pa Pat pa con Robert Patterson, penso si pronuncia così il cognome, chiedo scusa. Mi è piaciuto, devo dire la verità. Poi mia sorella aveva trovato in questo piccolo negozio dove vendevano Funko Pop videogiochi la Lucky Bag di Sailor Moon a 19 euro, e quindi sono molto molto contento. Aspettate, poi stoppo perché devo bere il coffee, ve lo faccio vedere. Buono. E eccomi qui, il caffè c'è ancora. Il fidanzato di mia sorella ha fatto il compleanno a gennaio. Mio fratello e mia madre gli hanno fatto il regalo, i giochi da tavola. Talisman, quello con Sora, qui è Paperino, Pippo e Topolino. E tra le pedine abbiamo visto dietro la confezione c'è anche Mulan. Lui gli piace i giochi di società, diciamo così. E infatti io poi la Lucky Bag di Sailor Moon l'avevo fatto. Poi in questi mesi io ho conosciuto 2 ragazzi che gestiscono un canale YouTube, il fumetto online, penso siano di Modena, non so. Uno di loro era in questi giorni a Lucca collezionando e ora loro mi seguono anche su Instagram,
Ho aperto anche TikTok, sto arrivando già ai 800 e qualcosa di followers su TikTok perché sono persone che non provengono da YouTube o da Instagram. E poi tornando al discorso YouTube, voglio dirtelo pubblicamente qui su YouTube. Alta Attack ha raggiunto i 1000 iscritti, penso ieri, da ieri, perché per me oggi è 5 aprile, l'11 devo andare dopo tanti anni devo fare gli analisi del sangue dal 2014-2013 che non li faccio più, vi rendete conto? L'11 aprile, 17 aprile Pasqua, Alta Attack, complimenti per i tuoi 1000 iscritti, spero che tu crescerai, spero che anche Wex e gli altri del Sailor Team, e anche Bonfabio e anche Matteo di Framore Matte Channel che è ritornato dopo mesi che non poteva registrare per colpa, no, per colpa, per impegni lavorativi. Non sto facendo niente pubblicità. Se vedete una strana alla tazza, non è pubblicità occulta. E quindi ragazzi, ho fatto l'unboxing di Pippo, che era la seconda uscita, oggi dovevo andare a prelevare i soldi, che io ho un libretto postale da tanti anni e ci sono un po' di soldi rimasti, perché io prendevo le borse di studio all'università, mi davano di 1000 euro, quindi questi pochi. Questa somma che ho sul libretto postale come si dice, sono i residui, i restanti soldi di queste borse di studio universitarie, perché devo andare a prendere Paperone Natalizio, che voi lo vedrete se tutto va bene come video bonus alla fine di questi video. E io ho trovato un edicolante fantastico. Cordiale, gentilissimo, perché me lo stavo tenendo da parte pur sapendo i problemi, non c'hanno fretta di essere che vogliono i soldi, quindi è incredibile. C'ho anche il suo contatto WhatsApp, quindi ora poi quando io poi avrò questa cifra prelevata andrò ovviamente a prenderlo. L'uovo di Pasqua, ve lo dico e lo ripeto, non li porterò, cioè non aprirò le uova di Pasqua. Ho deciso di. Io le ho fatte 2-3 anni fa, no, 4-5 anni fa, io dal 2016 con le tartarughe ninja, quando io abitavo l'altra casa. Questa volta. No, tutti quanti aprono queste uova di Pasqua perché giustamente hanno la possibilità economica, io no. E quindi io ve li farò vedere le sorprese fatte, cioè appena uscite. E poi ovviamente per la questione Disney. Faremo il confronto tra le sorprese di Minnie della Pasqua 2021 e quella di Minnie 2022. Devo dire la verità, la Kinder si è superata con quella gigante perché Mario non ce l'ha. Sono giganti Mario, Luigi e Yoshi. Minnie invece ha come si dice, delle basi per attaccare i piedi. Come se fosse, scusatemi, come se fosse un action figure. Anche Batman e Joker, le due sorprese che io spero sia il Batman con il bat segnale che si illumina, mi piace parecchio. I Puffi dal 1999 che non vengono messi nell'uovo di Pasqua Kinder, quello grande, perché io ho perso, perché giustamente l'avevo nella casa che è stata venduta di mia nonna giù a Napoli, ora probabilmente li ho persi, oppure le mie zie
l'hanno data a qualcuna, a qualche bambino. Avevo il pupazzo del puffo naturone con la farfalla, con il cappello giallo che si toglieva e c'era il cappello bianco. Io infatti qui, quando nel 2005, nel 2006, al centro commerciale, io ho preso, come si dice, un pupazzo di un puffo, ce l'ho qui in camera, e poi sono indeciso se portare su YouTube un video che io avevo già portato tanti anni fa, 4-3 anni fa, un memory di Mickey Mouse per i 90 anni. Fatemi sapere se voi volete, se no qui il video, qui il video aumenta di minuti e noi non ci interessa, cioè a voi non interessa se il video. Spero che qualcuno mi guardi i video, perché io in questo momento sono un poco sfiduciato. Scusatemi per la spazzatura, perché è l'umido. Mia madre ce l'ha così. Allora, dai miei social network, da Facebook a Telegram, doveva esserci la cartomanzia in questo, però io ho detto meglio approfittare del vlog. Da Sailor Moon Fans a Facebook, TikTok, scusatemi, e il mio blog li trovate nell'info box. E noi ci vediamo nel prossimo video. Meno male che non devo editare con sigle, però è lungo. Noi ci vedremo nel prossimo video, che penso sia preferiti del mese, penso. Ciao ragazzi!